Ciao, ti do il benvenuto sul canale. Oggi in questo video vediamo qualche esercizio di sensibilizzazione per acquisire maggior consapevolezza sul corpo. Bene, prima di cominciare già ti posso dire che se questi video stanno seguendo una sequenza logica e quindi se ancora non li hai visti puoi vedere i video precedenti in maniera da avere un quadro completo, diciamo, e trovi tutte le informazioni nel box informativo. Allora, prima di cominciare ti spiego brevemente cosa vuol dire fare esercizi di sensibilizzazione corporea e a cosa serve fare questi esercizi. Diciamo che prima di cominciare a praticare Tai Chi sarebbe l'ideale fare dei preliminari sia per quanto riguarda il corretto allineamento strutturale, che è quello che abbiamo visto precedentemente, sia per quanto riguarda la consapevolezza sul proprio corpo. Quindi è inutile iniziare a praticare forme talvolta anche molto complesse, con movimenti molto difficili da eseguire, se prima non si ha una corretta consapevolezza e se soprattutto non si riesce ad ascoltare il corpo dall'interno e a differenziare ogni singolo movimento, come può essere il movimento degli omeri, come può essere il movimento dei femori, come può essere il movimento del collo. Quindi il lavoro che adesso ti farò vedere, che sarà una breve routine che poi si completerà con il video successivo, ti sarà fatta proprio allo scopo di aiutarti ad acquisire questa consapevolezza interna che agevolerà ovviamente la pratica del Tai Chi. Quindi adesso iniziamo a vedere il primo esercizio. Partiamo dal collo. Ovviamente io, più che spiegarti degli esercizi che ti farò vedere, ti voglio dare un'idea di lavoro, nel senso che l'ideale sarebbe che tu riuscissi a ritagliarti 10-15 minuti prima di praticare ad esempio la forma o qualsiasi altra attività per poter acquisire maggior consapevolezza e imparare a giocare con il corpo. Questo cosa vuol dire? Ti faccio un esempio. Intanto, ad esempio, possiamo prendere una postura corretta secondo un corretto allineamento, che è quello che abbiamo studiato nel video precedente. Dopodiché focalizza la tua attenzione, ad esempio, come primo esercizio puoi portarla nelle vertebre cervicali, quindi a partire dalla prima vertebra fino alla settima vertebra. Quindi porti l'attenzione sul collo e inizi a scomporre ogni singolo movimento. Cosa vuol dire? In maniera molto morbida e rilassata, tieni il corpo fermo e inizi a volgere lo sguardo a destra e a sinistra. Questo, ad esempio, è un'idea di lavoro. Sono esercizi che sembrano semplici, però non sono per nulla banali, perché ti aiuteranno a sentir meglio il corpo dall'interno. Quindi non li eseguire come se stessi facendo un banale riscaldamento, ma cerca di acquisire il controllo, cioè il potere sul corpo. Quindi fermo in posizione e cercando di rimanere perfettamente in linea con l'asse centrale, volgi il capo da un lato e dall'altro. Io, ad esempio, quando questo esercizio lo spiego ai miei allievi, dico di visualizzare, perché la visualizzazione è fondamentale nel Tai Chi, è quello che riesce a sbloccare, diciamo, il potere interno del corpo. E io, ad esempio, loro faccio l'esempio di visualizzare come se tra l'osso occipitale e la prima vertebra cervicale, l'atlante, come se ci fosse un cuscinetto d'aria, quindi come se la testa fosse sospesa nell'aria e senza nessun attrito, senza nessuna difficoltà, lo fai ruotare. Lo stesso lavoro poi ovviamente lo puoi provare a fare con piccoli movimenti circolari, senza ovviamente andare indietro con la cervicale. Quindi, ad esempio, questo è un tipo di lavoro che si può fare con il collo. La stessa tipologia di lavoro ti posso consigliare di farla con le spalle. Ad esempio, senti le spalle sospese nell'aria. Cosa vuol dire? Non le devi né lasciar cadere giù,
né sollevare con forza. Devi riuscire a trovare il giusto equilibrio, come ti dico sempre, tra rilascio muscolare e tensionamento. Quindi è come se il braccio fosse risucchiato dal corpo, la spalla né si solleva né si abbassa con forza, ma è stabilizzata. In questa posizione provi a sollevare esclusivamente le spalle, in questa maniera. Puoi provare ovviamente prima con una e poi con l'altra questo lavoro. Devi cercare di capire esattamente che il movimento origina dalla spalla, non lo devi far originare, non lo devi far partire dall'avambraccio. Questo cosa vuol dire? Ad esempio, magari ti verrà da fare questo per tirare sulla spalla, invece no, tu devi avere il potere di poter controllare il corpo e sapere esattamente quello che vuoi muovere, quando lo vuoi muovere. Quindi il movimento, in questo caso l'avambraccio, deve essere sconnesso rispetto al braccio, si muove solo la spalla. Ecco, è lo stesso lavoro, ovviamente lo puoi provare a fare con piccoli movimenti circolari, sia in avanti sia indietro, sia per quanto tutti gli esercizi che stiamo facendo adesso, ad esempio, li puoi ripetere 8-10 volte, non c'è una sequenza precisa e un numero di ripetizioni precise, è solo un modo di lavorare su di sé. La terza parte sulla quale andiamo a lavorare adesso è l'omero, quindi sulla intrarotazione, extrarotazione degli omeri. Altra parte fondamentale, anche perché anche in questo caso, allora intanto l'esercizio è questo lavoro qua. Sembra un esercizio banale, ma quando lo proverai ti renderai conto che non è proprio così semplice. Su cosa ti devi concentrare quando esegui le rotazioni degli omeri? Innanzitutto, anche in questo caso, a non far partire il movimento dalla mano o dall'avambraccio. Quindi in questo caso, ecco, questa cosa qua. Questa cosa qua non serve a niente, ma fai originare il movimento dal omero. Deve partire dall'omero. Anche in questo caso poi lo puoi fare con tutte e due e puoi fare entrambi in intrarotazione e extrarotazione, oppure invertirlo, quindi esempio il destro va in extrarotazione, il sinistro in intrarotazione e così via. Quello che devi evitare è di sollevare le spalle, quello che devi evitare è di muovere il corpo, ma scomporre il movimento. Prossimo esercizio, che è l'ultimo di questa serie, di questo video, sarà sulla parte alta della cassa toracica, quindi andiamo a lavorare, diciamo, dal plesso solare in su. L'obiettivo anche in questo caso è differenziare, quindi dividi e tutto il resto del corpo è fermo, non si deve muovere, e inizia a eseguire dei piccoli movimenti rotatori. Cosa devi fare anche in questo caso? La testa ferma, staccata dal corpo, sospesa nell'aria. Il torace invece esegue delle torsioni a destra e a sinistra. Da dove nasce il movimento? Non dalle spalle, perché fare questo lavoro non va bene. In questo caso stai dando l'input nel posto sbagliato, invece l'input è qua, proprio dove c'è l'osso dello sterno. Metto le mani sullo sterno e inizio a creare movimenti piccoli, sguardo fisso in avanti, poi devo cercare di rimanere in piano, quindi non fare basculamenti laterali e ruotare. Bene, direi che per oggi è tutto, quindi abbiamo lavorato con il collo, con le spalle, con gli omeri e con la parte alta. Poi la parte inferiore del corpo la vediamo nel prossimo video.